Ciao Grigliare Duro Crew, oggi ci facciamo il cinghiale delle Valchirie. Ciao ragazzi, oggi ci facciamo un bel cinghiale stufato e cotto lentamente all'interno di un bel Dutch oven, un bel pentolone in ghisa forgiato dagli gnomi del Valhalla, e quindi siamo pronti. Iniziamo partendo dalla marinatura, che è molto importante. Partiamo da un bello spezzatino di cinghiale, quindi dei bei bocconcini di cinghiale, e andiamo a metterli in questa ciotola. Aggiungiamo 2 foglie d'alloro, le spezzettiamo in modo che rilasceranno il sapore e gli oli essenziali. Aggiungiamo qualche bacca di ginepro, pepe misto in grani, qualche chiodo di garofano e naturalmente una bella Fax 10, bella luppolata, bella potente. Andiamo a irrorare tutto il nostro bel cinghiale. Mescoliamo per bene. Facciamo in modo che sia bello immerso tutto, e questo adesso lo lasciamo poi in frigorifero per tutta la notte e domani andremo a grigliare. Bene ragazzi, è trascorsa una notte, il nostro cinghiale ha riposato per bene nei freddi frigoriferi del Valhalla e quindi adesso siamo pronti per andare a fare la nostra cottura. Quindi questo adesso lo andiamo a scolare totalmente dalla marinata. Mi raccomando ragazzi, le marinate non vanno mai riutilizzate, vanno sempre buttate via. Lo scoliamo e lo facciamo asciugare per bene. Nel frattempo andiamo a preparare la cipolla, quindi togliamo la buccia, tagliamo a metà e andiamo a fare delle fette non troppo sottili, altrimenti con la lunga cottura andranno a sciogliersi. Una volta affettate le nostre cipolle, siamo pronti per andare in griglia. Una volta che la nostra pentola in ghisa è bella calda, andiamo a fare sciogliere il burro. Una volta che il burro è bello sciolto e bello caldo, mettiamo le cipolle. Una volta che la cipolla è bella bionda, andiamo ad aggiungere i bocconcini di cinghiale. Mescoliamo bene e facciamo in modo che si rosoli bene su tutti i lati. Una volta che abbiamo rosolato per bene il nostro cinghiale, andiamo ad aggiungere un pizzico di sale. E poi li facciamo fare un bagnettino con la nostra birra. Andiamo a coprire con la birra, chiudiamo col coperchio, andiamo poi a posizionare il Dutch oven nella parte di cottura indiretta. In questo modo andrà a cuocere lentamente, piano piano, nei suoi succhi e nella birra. Andiamo a chiudere. E nell'attesa ci beviamo una birretta. Stai aspettando il cinghiale? Sì. Io sto aspettando il tomaco di Odino. Facciamocene una. Skol. Skol. Sono passate un paio d'ore e il nostro cinghiale è cotto a puntino. Che profumino. La birra durante la marinatura e la cottura ha rilasciato un ottimo profumo e adesso andiamo a vedere se anche nel sapore. Si è letteralmente sciolto in bocca. La birra gli ha dato un bel corpo e anche se il cinghiale ha già un bel sapore intenso, comunque si sente per bene. Quindi marinatura alla birra, cottura con la birra. E adesso mi sciacquo anche un po' la bocca con la birra. Questo è il pasto perfetto da servire alle nostre valchirie prima che vadano in guerra per una bella botta di energia.